Amiche ed amici di animemanga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Akumetsu e quest'oggi siamo davvero entusiasti di presentarvi l'ultimo titolo dell'autore di Claymore, ovvero quest'oggi vogliamo parlarvi di Ariadne in the Blue Sky di Norihiro Yagi. Questa serie è pubblicata in patria da Shogakukan dal 2018 ed è presentata al pubblico italiano in questa edizione molto curata da Star Comics, edizione con sovraccoperta, una sovraccoperta che come potete vedere lucida, che esalta il disegno e che svolge appieno il proprio compito. Soprattutto non diventa di impiccio per la lettura, diciamo. Le pagine all'interno si lasciano sfogliare tranquillamente e non lasciano tracce di colore sulle dita e sono rilegate davvero in maniera eccezionale, quindi Star Comics sta facendo un ottimo lavoro sotto questo punto di vista. L'unica pecca, ma è una pecca del tutto personale, è la non tanto le dimensioni minute, che sono comunque graziose, quanto piuttosto la malleabilità, diciamo la morbidezza del volume, che per chi ha mani grandi, come nel mio caso, diventa facilmente, diciamo, si piega facilmente tra le mani. Però, ripeto, le dimensioni minute aiutano anche in questo senso. E a queste caratteristiche il volume, la serie di Ariadne nel Blue Sky viene venduta alla cifra di 5,50€. Lazil è un giovane adolescente sognatore che vive con le sue sorelline e il nonno nel fitto delle montagne. Il ragazzo sogna di poter viaggiare per il mondo e rivedere la città nel cielo che lui giura di aver visto da piccolo fluttuare nell'aria. Un giorno, mentre sta controllando le trappole che aveva disposto il giorno prima, fa la conoscenza di una ragazza arrampicata su un albero che chiede aiuto. Di lì a poco Lazil scopre che Leana, questo è il nome della ragazza, è braccata da alcuni uomini che vogliono rapirla. Il ragazzo decide quindi di aiutarla senza esitazione e fa del suo meglio per sfuggire alle ricerche dei malintenzionati, ma questi ultimi sono dotati di una tecnologia molto avanzata che in pochissimo tempo li mette sulle loro tracce. Accerchiati e messi alle strette, Lazil non può far altro che contravvenire alla promessa fatta al nonno e sfoderare tutta la sua potenza. Il giovane eroe infatti è un photon carrier, una vera e propria macchina da guerra umana che riesce a sfruttare l'energia fotonica per utilizzare al meglio gli strumenti bellici che il nonno gli ha donato. Ma Lazil non è il solo ad essere diverso da ciò che sembra, in quanto Leana non è una comune ragazza, bensì la principessa del regno volante di Ariadne. Il destino dei due ragazzi è già scritto, così come l'inizio di una sorprendente ed affascinante avventura. Amici, Ariadne in the Blue Sky è un manga shonen in tutto e per tutto, ma non per questo da prendere sotto gamba. La sua connotazione fortemente fantasy rende questa serie ideale per gli amanti del genere, riuscendo infatti a sorprendere, a trasportare il lettore in un mondo ricco di creature e razze fantasiose connotate in ogni aspetto e caratteristica. La storia è molto lineare, per quanto ovviamente ci sono dei punti oscuri da chiarire che danno quel pizzico di mistero che non guasta affatto. Anche i personaggi sono pienamente in linea con il genere. Lazil è un ragazzo dal cuore buono, nobile, un guerriero che nonostante le difficoltà e la propria origine vuole viaggiare per il mondo e confrontarsi con esso, affrontando anche le difficoltà, fondamentalmente sempre alla costante scoperta dell'ignoto. Leana è la classica principessa di questo genere manga, a volte fin troppo altezzosa, un po' sui generis, ma giustificabile per il suo vivere in una campana di vetro. Vuole anch'essa conoscere il mondo, costretta ad una vita e a delle regole che non ha mai voluto e che non accetta. Quando i due si incontrano, ovviamente che iniziano a viaggiare per il mondo è quasi scontato. A dare poi un ulteriore punto di forza a questa serie sono i disegni di Norihiro Yagi, che dopo averci deliziato con Claymore torna a donarci un mondo ricco di dettagli, di personaggi, dai personaggi agli sfondi, facendo vivere al lettore la scoperta di questo mondo anche dal punto di vista puramente visivo. In definitiva, Ariadne in the Blue Sky è uno shonen fantasy leggero, divertente, che non vi farà mancare anche qualche bel combattimento, che consigliamo principalmente agli amanti del genere e a chi non vuole cimentarsi in un'esperienza impegnativa. Ricapitolando, Ariadne in the Blue Sky di Norihiro Yagi, serie pubblicata da Star Comics in edizione con sovraccoperta alla cifra di 5,50€. Come sempre amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto. Qualora sia stato così, però mi raccomando di farcelo sapere attraverso un bel mi piace, ma soprattutto vogliamo invitarvi a scriverci, a farci sapere i vostri commenti sempre fondamentali e ad iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo foste e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni. Vogliamo poi ricordarvi che qualora la nostra video recensione vi abbia intrigato e voleste acquistare il primo volume di Ariadne in the Blue Sky, potete farlo anche attraverso il link ad Amazon che trovate in descrizione, link che ci riconosce una piccolissima percentuale che non influisce assolutamente sul prezzo, ma che è per noi di fondamentale importanza. Detto questo, amici, è veramente tutto, un saluto, un ringraziamento sentito dal vostro amico Akumetsu.